magia del cinema si fa corto. Viaggio Solo ha avuto un grande successo di critica e di pubblico, soprattutto in un momento così importante per il pubblico e per gli scarsi introiti cinematografici. È una, diciamo, una perla assoluta. Secondo te qual è stato il segreto di questo film? Non lo so, c'è stata un'alchimia, veramente non l'abbiamo prevista, non era prevista. C'è stato però un lavoro molto bello di cuore da parte di Maria Sole, soprattutto, che proprio ha voluto fortemente questo film, l'ha proprio creato lei, Margherita, poi c'ero io, poi Alessia, Stefano Accorsi, la Mambi, Gianmarco. Cioè, secondo me si è creato veramente un qualcosa di al di là della comprensione e della progettualità. Cioè, a volte non si può progettare il film che andrà bene in sala, quindi è veramente, secondo me, credo che sia stato proprio una questione di che ce lo siamo meritati, in quanto l'abbiamo fatto con il cuore. Cioè, non c'è stato nessun tipo di furbizia né in fase di sceneggiatura. È un film che Maria Sole veramente sentiva di fare e che noi abbiamo condiviso nel suo intento più nobile, quindi anche in condizioni, diciamo, produttive abbastanza precarie, no? Che ormai i film si fanno in 6 settimane, questo è un film tra l'altro che è stato girato quasi in tutto il mondo, e quindi credo sia quello. Per un attore ricominciare il lavoro è sempre una nuova sfida. Qual è una tua nuova sfida che affronterai dopo essere passata qui da Borgo Ignazia? La mia nuova sfida è teatrale. Faremo questo spettacolo Servo per due per la regia di Pier Francesco Favino, la sua prima regia teatrale. E lui sarà anche il protagonista, che è un adattamento del Arlecchino, servitore dei due padroni Goldoni, però è l'adattamento di un adattamento inglese del testo italiano, e quindi è un doppio salto mortale. Quindi Arlecchino vive a Rimini negli anni 30, e questo è uno spettacolo che coproduciamo con la nostra associazione culturale, quindi è una, come dire, a livello produttivo è anche una situazione molto interessante, perché siamo coproduttori di uno spettacolo che per ora girerà tutta la stagione, ma praticamente anche per i prossimi 2 anni, per i 6 teatri, quindi insomma cerchiamo di fare quello che possiamo.